Viene a parlarci dell'oggetto finalmente della nostra mattinata, cioè della e leggo, biblioteca d'autore, e cioè il fondo di Sergio Micelli, bibliotecario della Fondazione Levi, eccellente bibliotecario della Fondazione Levi. Grazie per l'eccellenza. L'ho sperimentata. Allora, scusate. Gli occhiali perché altrimenti non ci vedo. E sono. Ed eccoci qua. Allora, innanzitutto grazie e un ringraziamento dovuto va sicuramente alla famiglia del musicologo, alla signora Rita Pagani e a sua figlia Chiara, che mi hanno sostenuto e aiutato anche nel sciogliere i cavilli relativi proprio alla catalogazione della biblioteca di Sergio Micelli. Allora, cominciamo un po' dalla biblioteca d'autore. La Fondazione Levi, la biblioteca Gianni Milner, nel corso degli ultimi anni ha incrementato la sua attività di riordino, inventariazione, digitalizzazione, catalogazione e conservazione degli archivi di persona. Ad oggi ne possediamo 24 per lascito o donazione. Ma cosa intendiamo per biblioteca d'autore? È una raccolta libraria privata e personale che per le sue caratteristiche interne e con i suoi documenti nell'insieme della sua collezione è in grado di dare testimonianza dell'attività intellettuale e delle relazioni del contesto storico-culturale del possessore. In questa definizione rientra perfettamente la biblioteca di Sergio Micelli, donata dalla famiglia nell'aprile del 2018 e si contraddistingue per la peculiarità delle tipologie documentari che lo compongono e si inserisce una fitta rete di relazioni nel contesto appunto storico-culturale anche in relazione e in coerenza con la poliedricità, poliedrica individualità che caratterizzava lo stesso musicologo. Una donazione, come vedete, basta, perché questa era la sua biblioteca nella sua abitazione di Firenze. Sergio Micelli, se da un lato lo si deve considerare come uno dei pionieri nella ricerca per musica per film, autore di innumerevoli scritti volumi a partire dagli anni 70, dall'altro è stato uno dei protagonisti nella storiografia musicale, nello sviluppo della musicologia cinematografica italiana nel linguaggio sonoro. Significativo è stato anche il suo legame come ermeneuta dell'opera di Ennio Morricone e inoltre ha avuto un ruolo fondamentale con la metodologia di ricerca attraverso lo studio e sviluppo della teoria dei livelli nella funzione della colonna sonora. Lui è stato poi ha avuto un'intensa attività come docente sia all'università che al conservatorio, ma anche attraverso i suoi seminari alla Chigiana e è stato recensore di libri per le maggiori riviste specializzate del settore e in più ha avuto anche una profonda attività nella sperimentazione didattica nel conservatorio italiano, ma soprattutto riferita al quinquennio sperimentale del conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Quindi la biblioteca del musicologo rispecchia la sua produzione intellettuale, ma anche i suoi interessi. Lui aveva studiato violoncello con Franco Rossi del Quartetto Italiano, si era occupato poi di prendere lezioni di disegno all'Accademia delle Belle Arti di Firenze e aveva coltivato anche la passione per l'arte della fotografia, molto probabilmente legato anche a un periodo lavorativo presso la Ferragna Technologies. Quindi affida un po' la sua testimonianza nel raccogliere, conservare, recensire, annotare una forma precisa e meticolosa, puntigliosa il sapere, correggendo a volte in tono polemico testi propri o di altri autori laddove la forma e l'imprecisione lo richiedevano, oppure ricevendo episodicamente anche note affettive o di plauso.
Quindi questa relazione fra i volumi, la documentazione raccolta, selezionata e tramandata e l'identità di Sergio Micieli hanno teso così a configurarsi come il fondamento della biblioteca di persona, attraverso il quale trasmette l'immagine e testimonianza di sé nel mantenere vivo il suo ingente patrimonio librario. Questa è la tavola un po' che è stata creata provvisoria di ordinamento del fondo, che è iniziato all'incirca ad agosto dell'anno scorso e comunque rappresenta un po' la vastità anche dei volumi raccolti da Micieli. Sono tutte sezioni che vanno a indicare anche un criterio di organizzazione molto particolare. Sono 29 collocazioni che vanno dalla fotografia all'etnomusicologia, all'informatica, al jazz, e poi vedremo nello specifico più avanti ogni singola sezione. Cosa aveva di particolare la biblioteca di Sergio Micieli? Sembrava che fosse un bibliotecario, perché comunque tutti i suoi volumi, o gran parte dei suoi volumi, erano etichettati. Le collocazioni di queste etichette mantengono il nome del possessore, che in questo caso potete vedere M, ovviamente di Micieli, la segnatura, che potevano essere delle sigle o degli acronimi, oppure l'archivio di provenienza. In questo caso si denota subito archivio Sergio Micieli Firenze, che era la sua sede della sua abitazione. I volumi della sua biblioteca si presentano con pluralità di aspetti diversi, oltre a quelli musicologici. Troviamo volumi di acustica, di danza, fotografia, didattica, estetica, e accanto ai tradizionali dizionari, trattati, manuali, monografie, epistolari, libri comunque tutti vissuti. Pochissimi sono libri intonsi dove lui non ha quasi sfogliato, ma per il resto sono tutti corredati da inviti, dépliant, ritagli di giornale, fatture, dediche, note di Micieli, commenti, correzioni, a volte riscrittura anche autografe dello stesso musicologo, in previsione di edizioni successive. I legami tra questi documenti consentono quindi di arricchire anche i legami storici e culturali che tracciano, ampliano un percorso, uno sviluppo della sua collezione. A questo punto sarebbe più facile parlare di quantità. I numeri subiscono un fascino indiscusso nella biblioteca di Sergio Micieli, dove le sezioni compongono le collezioni che rappresentano la proiezione del carattere, degli interessi culturali e del livello intellettuale di chi l'ha messo insieme. Micieli ha una organizzazione anche fisica di volumi che diventa anche espressione di ordine mentale, cioè una visione bibliografica che ci permette di capire che tipo di rapporto egli avesse con i libri. Questa è la sezione, questo schema, questo grafico indica un po' quello che lui aveva nella sua biblioteca. Sono 25 collocazioni catalogate su 29, ci sono più di 2000 titoli e il parziale di titoli catalogati siamo arrivati a circa 1500. Di queste collocazioni ne è stata creata una nuova, che appartengono ancora ai libri che Micieli non ha potuto in qualche modo collocare, ma generalmente appartengono tutti al genere di musica per film. Rimangono fuori dalle collocazioni, o comunque non ancora schedati, gli estratti, i periodici continuativi, i correnti, tipo Music and Moving Image, che lui era anche membro del comitato di redazione della rivista, gli esempi musicali, le partiture conservate in parte anche in dei contenitori di alluminio e soprattutto probabilmente legate anche a un secondo passaggio di ripartizione dello stesso musicologo, nel senso che lui li aveva utilizzati per poi per i suoi libri, per la scrittura dei suoi libri, e in un secondo momento dovevano essere in qualche modo collocati. E questa decisione anche di prendere in mano le partiture, le musiche che sono servite anche per la creazione dei suoi volumi, la prenderemo in seguito più avanti quando sarà terminata la parte, diciamo, della sua biblioteca vera e propria, in modo tale da ricreare anche tutti i collegamenti per i passaggi per la stesura dei suoi libri. Come avete visto, sono state mantenute anche nella catalogazione le sue etichette, corrette eventualmente dove ci sono stati degli errori di numerazione.
La cosa interessante è che lui segnava anche cosa mancava nella sua biblioteca. Quindi con un bel foglio A4 ripiegato e dotato di un'etichetta, lui diceva il contenuto, come in questo caso di questo programma di sala, con scritto originale mancante. La cosa ci ha stupito molto perché molto probabilmente lui aveva un suo archivio, in qualche modo aveva registrato, aveva un suo database, perché la sistematicità e la coerenza con cui lui creava anche le etichette doveva far dedurre che ci fosse comunque un inventario, qualcosa per ricostruire la sua biblioteca, ma al momento non è stato rinvenuto nulla di tutto ciò. Le porzioni più significative delle consistenze della sua biblioteca riguardano le monografie, la musica per film, le pubblicazioni di Sergio Micelli e il teatro musicale. Come ermeneuta di Ennio Morricone sono stati catalogati 41 titoli, mentre per quanto riguarda i titoli analitici anche di Sergio Micelli, per ora siamo arrivati a 167. Stiamo stilando anche una bibliografia che contiene un po' tutta l'opera di Sergio Micelli, in modo tale da avere una mappatura completa del suo lavoro. E adesso entriamo dentro un po' nel merito del vissuto della sua biblioteca. Partiamo dalla fotografia, quindi legata quindi forse anche a questo momento particolare della sua vita. Sono solo 5 volumi e qui la segnatura ha dei buchi, delle lacune, perché abbiamo una numerazione con dei buchi, dei salti. Sono quasi tutti manuali di conservazione e restauro dei materiali fotografici per l'utilizzo del colore o del bianco e nero. Invece, per quanto riguarda l'acustica, questo esemplare, che è un dattiloscritto di Gioacchino Pasqualini, di una conferenza illustrata, che naturalmente è autografata, e dalla datazione naturalmente si risulta che questo è un volume acquistato sul mercato antiquario e confermato anche dalla moglie del musicologo. Poi abbiamo volumi di danza dedicati alla danza italiana e russa, volumi di didattica che spaziano appunto dall'educazione musicale alla filosofia, alla musicoterapia, con riferimenti anche alla produzione della didattica in Germania. La sezione di dizionari ancora non è stata catalogata, mentre per quanto riguarda la produzione dei volumi sulla storia della radio e televisione italiana, in questo caso questo esemplare riporta questa nota, come potete vedere nel quadro, da Rita, novembre 79, questo è un omaggio della moglie al musicologo. Per quanto riguarda invece la sezione di epistolari e memorie, qui i volumi sono 53 e sono quasi tutti biografie in gran parte di autori moderni o contemporanei, da Berg, Donatoni, Stravinsky, Sostakovich. Questo volume porta le note, le annotazioni di Sergio Micelli. Come vedete, prima vi accennavo che lui correggeva i testi anche di altri autori. In questo caso lui fa un riferimento, già detto, a pagina 14, siamo a pagina 18. Quindi era talmente puntiglioso a volte nel descrivere. Oppure, sempre nella pagina seguente, quando lui descrive, Stravinsky parla della sua infanzia, aggiunge una nota invece riferita a Nino Rota, la banalità felice di essere tale. Sull'estetica invece qui lui fa un riferimento, un appunto molto probabilmente per ricordarsi, si sta parlando di pitagorici, quindi sono un sistema della composizione della musica cosmica, e questo è interessante perché segna nome collettivo delle figlie d'Atlante e Pleione, una delle figlie dell'oceano, proprio evidentemente doveva ricordarsi di cosa stavano dicendo. Poi abbiamo volumi di etnomusicologia, dove i nomi più illustri sono da Lady, Capitella, Giuliati, Sax, Genere, Forma, Mila, Pestelli, Ratalino e Rose. Vado un po' avanti perché ce ne sono tanti materiali, mi soffermo su quello che è più significativo. Tra l'altro, molte delle dediche che compaiono nei testi di Micelli sono fatte anche di persone qui presenti in sala. E per quanto riguarda l'informatica, anche qui è, diciamo,
da segnalare che riportano anche i timbri del centro di ricerca e sperimentazione per la didattica musicale di Fiesole, dove era attivo Sergio Miceli. Eccoli qua i timbri. I timbri cosa dimostrano? Dimostrano anche quali fossero un po' le sue, questo è quello del, appunto, del centro di ricerca e sperimentazione didattica di Fiesole, ma anche dove lui acquistava i libri. In questo caso troviamo il timbro della casa di musica Ciccherini di Firenze. Molti dei suoi libri sono stati acquistati appunto da Ciccherini. Questo è un altro volume che riporta una dedica autografa, qui siamo nella sezione demografia, una sezione molto ampia, e, ripeto, quasi tutti gli esemplari posseduti da Miceli erano pieni di note, sottolineature, commenti, quindi anche in questo caso lui invece compra questo volume, perché la dedica è Alberto Mantelli, datata 8 giugno del 62, ed è un volume di Marcel Dischi, quindi non c'è un riferimento. E qui invece ci colleghiamo a quello che diceva invece prima la scusate, ho un vuoto di memoria, la professoressa Desideri, riferita a Puccini, questo libro che è stato un po' contestato. Lui conserva gli articoli di giornali che ritagli, in questo caso ma non le scoghi, aspetta in cantina di Giuseppe Testori, oppure una recensione conservata da Giovanni. Sì? È Testori, sì, Giovanni, sì. No, perché ha detto Giuseppe. Ah, mi scusi, no, Giovanni Testori, no, Giovanni no, Testori. Perché mi interessa. Sì, sono tutte legati, oppure di Fedele ed Amico, poi Nerotico di Puccini, quindi già lì si può dedurre che c'era già una nota critica abbastanza. No, no, D'Amico non era critico nei confronti di Puccini, anzi era, se si parla di questo. No, nel senso, spiegare lo spettacolo in questo senso. Ah, ok, poi, capito. Poi passiamo invece a delle note che lui ha scritto riferito alle sonate per clarinetto e pianoforte. Lui aveva questo libro su Brahms, c'è una nota sia riferita alla sonata per clarinetto di Brahms, la sonata numero 1, sia la sonata per clarinetto e pianoforte di Poulenc, molto probabilmente legato a qualche recensione o qualche libretto di sala. Comunque anche lì fa una descrizione analitica molto particolare. Poi abbiamo volumi che presenta dalla Neue Musik, l'organologia, alle partiturine, che sono una sezione anche questa particolare, non ancora catalogata, e poi arriviamo alla parte più corposa relativa alla musica per film. Sono 212 titoli, questa sezione ricca riporta i nomi più illustri della materia, Simeon, come ricordava prima, che è depositato qui una parte della sua biblioteca, con Muzio, Bassetti, Rondolino, Gorman, Tag, eccetera. Singolare invece è il rapporto come lui, in questo volume di Helga della Motta Haber e Hans Emerson Film Music del 1980, fa la traduzione dell'indice da filo scritto e successivamente, poi nel 1982, compare la recensione proprio nell'antologia Vixen. Quindi anche questo ha un legame. Lui ha questo volume, lo traduce, si fa la traduzione in italiano dell'indice e poi gli servirà eventualmente 2 anni più tardi per comporre questa recensione. In questo invece singolare è il volume di Ermanno Comuzzo del Dizionario Regionato dei Musicisti Cinematografici, dove sono presenti un biglietto da visita. E qua cominciamo al legame con Ennio Morricone, dove è lo stesso Morricone molto probabilmente che lo regala a Miceli. Buona lettura, ciao Ennio Morricone. Nello stesso tempo cosa fa Miceli?
comincia a sottolineare, a trovare tutti gli spunti dove per lui sono fondamentali le note. Ma non solo, a un certo momento decide anche di inserire, che non l'ho volutamente descritto, fotocopiato, perché andiamo direttamente nel link dove lui ha fatto le stampe da questa pagina, appunto su questo compositore legato appunto alla musica per film, su Groffé. In quest'altro caso invece troviamo la collaborazione di Donata Brugioni. Donata Brugioni a lungo è stata la traduttrice per Sergio Micheli. In questo caso le traduzioni riportano le correzioni di Sergio Micheli, dove secondo lui poi devono essere verificate appunto le note. Qua invece siamo sempre a musica per film, in questo volume la musica di Nino Rota, Perfezioni di Federico Fellini, con una recensione di Ennio Morricone. Ripartiamo sempre con la musica popolare, storia della musica, storiografia musicale, non vi illustro perché veramente tanto, per ogni sezione richiederebbe veramente un tempo notevole per fare una descrizione. Studi vari, teoria, volumi che riportano testi che mancano, non sono presenti nella sua biblioteca, tutti sempre corredati da biglietti da visita, lettere e fatture. E arriviamo invece a questo caso un po' singolare, dove in occasione del 30° anniversario del quartetto italiano, questo concerto, lui comincia ad allegare tutti gli articoli di giornale, dai nomi prestigiosi da Cagliari, Lattico, Costa, Pinzauti, per la polemica della sostituzione di Piero Farulla con Dino Sciolla. E arriviamo alle sue pubblicazioni. Le pubblicazioni di Sergio Micheli, una sezione ricchissima di saggi, programmi di sala, appunto i testi su Ennio Morricone, un'attività che inizia e che lui cataloga dagli anni 70, quindi tutto quello che lui scrive lo conserva e lo ordina cronologicamente. Inoltre sono conservati i fascicoli relativi alle sue collaborazioni nel settore, quindi dall'antologia Rixo, Abbe Quadro, A Bianco e Nero, Il Giornale della Musica, Musica e Domani, la nuova rivista di musicologia italiana, Musica Realtà. Inoltre è curatore di libretti di sala, cataloghi di rassegne, collabora con la Biennale del Cinema di Venezia e anche con l'IRCAM, oppure organizza anche convegni sulla storia della musica nei conservatori italiani, dove lui peraltro in questo caso conserva l'estratto, oltre al volume, anche del suo saggio. Musica e cinema. Prima avevamo visto musica e cinema, arte, artigianato e mestiere, questa lezione tenuta il 14 dicembre 1978, che dà lo spunto poi a tutta una serie di sviluppi della sua pubblicazione, che avverrà con la musica nel film Arte e Artigianato dell'82, per poi ampliarlo nella struttura e nell'indice, ampliando il capitolo relativo alla teoria dei livelli con musica e cinema nel Novecento, pubblicato invece da Sansone nel 2000, e l'ultima stesura invece ampliata nel 2010. E adesso arriviamo invece al punto di Sergio Micheli, autore di testi, perché oltre ad essere un musicologo, oltre a essere un musicologo per eccellenza nella musica per film, lui ha scritto anche testi che sono stati musicati in gran parte da Ennio Morricone. In questa sua testimonianza l'abbiamo con questo programma di sala, dove lui cura anche la sezione appunto relativa al programma, ma anche a una registrazione, questa che vi farò sentire, che è stata scelta proprio da Micheli perché secondo lui è la versione più adatta, più calzante all'opera, e si tratta esattamente di frammenti di Eros.
E adesso ascoltiamo una porzione di questo brano. Musicato da Sergio Micelli con musica sempre di Ennio Morricone e Epitaffi Sparsi. È curioso perché questa composizione del 92 è stata presentata a Basilea, all'Accademia di Stato di Basilea, e successivamente a Siena l'anno dopo, nel 93, è stata eseguita una versione completa dedicata a Luciano Alberti, che allora era il direttore della Chigiana, e nella versione per soprano e strumenti pianoforte o celeste, clarinetto in si bemolle, viola, contrabbasso e due percussioni. Questo libretto di sala, la particolarità è che sono conservate anche le partiture a stampa. Le partiture a stampa comportano, una di queste c'è l'aggiunta dell'orchestra d'archi. E adesso invece ascoltiamo una versione, la versione per pianoforte, che è quella, diciamo, senza gli intermezzi musicali, voluta così anche dallo stesso Morricone, in cui dice: e tutti gli epitaffi sono solo per pianoforte e voce, gli altri brani strumentali che non sono gli epitaffi cantati sono un'introduzione, tre interludi, ognuno tra un epitaffio e l'altro, e un finale con doppia alternativa. Sempre nella sua biblioteca, però ripeto, questa è una sezione che abbiamo esplorato così, con, in maniera così non superficiale, ma proprio per dedicare del tempo necessario per avere una visione completa del suo lavoro. Sono presenti quattro anamorfose latine, partitura stampa in fotocopia legata alla partitura invece manoscritta di Ennio Morricone con note di Micelli. Poi abbiamo anche il silenzio, il gioco, la memoria per coro di voci bianche femminili, con sempre una partitura a stampa legata, sempre anche qui, la fotocopia del manoscritto e la corrispondenza tra scambi epistolari e mezzo fax. Sembra invece che non risulta per adesso un'altra composizione, che è una Via Crucis, sempre opera composta e musicata da Ennio Morricone. Ma non ha composto solo per Ennio Morricone, anche per Franco Piersanti ha scritto squilli e ballate per un giorno di caccia, e nella sua biblioteca è presente una registrazione audio, il libretto e la partitura. Passiamo ora alla stesura un po' della biografia di Morricone, in questo che è stata, diciamo, la sua pietra miliare.
Morricone, la musica e il cinema, con le tre edizioni. Contiene in questo volume una errata corrige, ma anche una lettera della SIAE, che in questo caso non c'entra assolutamente nulla con il volume, perché si fa riferimento a musica per film, a una possibilità di un pagamento della quota della produzione inglese appunto di musica per film. Molto probabilmente è una lettera che è finita fuori posto, magari confusa, però abbiamo deciso di mantenere per ora conservata la lettera all'interno di questo volume. Poi sono indicati su una busta i nomi di Giovanni Di Mezzo e Floris, ma questo ancora sono appunti dati così. Invece singolare questa edizione spagnola che possediamo noi e invece è la Biblioteca Nazionale di Spagna. Qui hanno storpiato il nome del povero Micheli, perché nella copertina risulta Sergio Micheli, nel colofon e nel frontespizio invece è diventato Micheli, quindi non si sa per quel motivo. La pronuncia spagnola. La pronuncia spagnola si scrive così? Loro pronunciano così. Ah, ma non ha alcun senso. E invece la versione, questa è l'ultima versione in lingua tedesca, Morricone di Musik Daschino. Ritroviamo un'altra dedica autografo di Ennio Morricone per i 70 anni appunto di Ennio Morricone, dove questa volta è Ennio che scrive a Sergio in un libro che ha scritto Sergio Morricone. Ennio, parole adeguatamente nuove, eccetera. Quindi è una sua dedica, questo scambio che hanno di libri dove Micheli scrive per Morricone, Morricone dedica a Micheli il volume. Un altro caso strano invece di questa composizione comporre per il cinema, che è stato catalogato da Micheli nella sezione pubblicazione Saggio Micheli, invece la versione americana non è stata ancora inserita nello schema di Micheli, ma c'è l'analogia, insomma. E la cosa simpatica è che ha legato anche questo segnalibro infantile firmato da un bambino, Fabio, e questo non so chi sia, però è simpatica anche l'idea di che conservava anche questi segnalibri. Musica per film, due edizioni. La prima, scusate, due esemplari. La prima, piena zeppa di annotazioni, di correzioni su quello che era il campione gratuito, quindi donato dall'editore. Lui fa una serie di correzioni, annotazioni, cambiamenti, cancellature, proprio per supporre di fare una seconda versione del volume. Arriviamo invece a una cosa un po' particolare. Questo articolo di Sergio Micheli, questo saggio Fascist Ideology in Film Music of the Squadrone Bianco by Antonio Varetti, 1936, sono dei fogli bianchi. Fogli bianchi che non riportano da dove sono stati pubblicati o qualche un riferimento. L'unico riferimento che avevamo era che la traduzione in inglese era stata fatta da Marco Alunno. Abbiamo interpellato Marco Alunno e Marco Alunno mi ha detto: non so di cosa state parlando, non so assolutamente. Quindi caccia a dove è stato in qualche modo pubblicato il volume. Alla fine ci siamo arrivati, fa parte di questo Music Contest Fashion for Hans Werner Heiste, e all'interno c'è, con il primo capitolo e nel primo volume c'è il saggio di Sergio Micheli. Arriviamo alla sezione invece dei non collocati, quella che abbiamo creato ex novo perché per dare appunto visibilità ai suoi libri. Sono 50 volumi, una sezione che conserva, oltre ai libri, anche programmi di sala. E appartengono quasi tutti alla musica per film, e la cosa significativa è di questo libro, dove c'è la dedica di Roberto Calabretto a Sergio Micheli, e soprattutto perché è una copia firmata qui in occasione della presentazione del libro nel 2013.
Ovviamente corredato anche da tesi di laurea la sua biblioteca. La prima è quella tesi di Vasco Zara, che gli dedica appunto, la dedica come stima e riconoscenza nei confronti di Miceli, e in questa invece dove era anche relatore Miceli, su una sua studentessa Manuela Frosale, che continua comunque a fare le correzioni, quindi una volta anche laureata la ragazza ha fatto le correzioni, le sue note. E adesso non mi resta che concludere con questo video che in qualche modo ricorda un po' il lascito di Sergio Micieli. Con il lascito di Sergio Micieli si amplia e si incrementa la ricerca per musica per film, si aggiunge un altro tassello fondamentale per la costruzione del rapporto tra musica, suono e immagine. Si affianca a un altro fondo, che è quello di Ennio Simeon, quindi cominciamo ad avere anche una certa consistenza anche dei volumi sulla musica per film qui in biblioteca. E vi lascio con questo video di ricordo di Ennio Morricone in occasione del Film Music Festival Creusa de Mea del 2016, svolto a Cagliari, che è abbastanza significativo e anche commovente. Non parte? Ha problemi nella linea. Ecco. No, ci siamo. No, non stai facendo proprio. Allora, facciamo così, lo facciamo prima. Ero in disaccordo spesse volte con lui, ma eravamo amici fraterni, per la verità, amici fraterni. Veramente è stato un grande dolore quando Sergio se n'è andato. Voglio ancora dire quello che era Miceli per me. Era uno che aveva studiato le mie partiture bene. Si è accorto di tutte le cose di cui io non mi accorgevo. Io scrivevo e non sapevo. Non che non sapevo quello che scrivevo, non sapevo che avevo fatto tanto bene, cercavo di fare bene ma non sapevo. E io l'ho scoperto da lui, dalle cose che ha scritto, ascoltando le cose, sapeva dare dei pareri su quello che io facevo. Era d'accordo su certe cose, su certe altre cose che io avevo scritto, non era d'accordo, ma incredibilmente era d'accordo, anzi. Parla molto bene con me di cose che io mi aspettavo che lui ammirasse tanto. Per esempio i titoli del terzo film di Leone, i titoli di testa, dove io effettivamente scrissi una cosa così tutta sospesa, non aveva punti di appoggio, c'era l'attore principale che doveva fare pipì. Io feci questo pezzo. Tutto di tutto. Come posso dire? Thank you.
sai, il sistema torale come se fosse un sistema dodecafonico, semplificando i termini. Quindi tutto sospeso, tutto, a me mi piacque moltissimo, dove ogni tanto faceva a capolino una certa melodia, minima melodia, la citavo appena e poi la rivedevo dopo vari secondi. Sapeva molto di più di quello che potevo dire, era un musicologo di straordinaria, dico di straordinario eroismo, perché era snobbato dalla classe a cui lui apparteneva con piena importanza. Chi si occupa della musica del cinema sono calcolati delle persone inferiori, quindi sono molto grato, non soltanto per quello che ha scritto per me, ma quello che riteneva fosse la musica del cinema, che poi anch'io ho sempre ritenuto io, la musica del cinema è tutta la musica, anche la musica contemporanea, anche la canzoncina, anche tutte le cose che si fanno, il rock, tutto quanto. Domani bisognerà fare i conti con la musica del cinema, perché rappresenta la musica oggi, poi che la branca della musica contemporanea vera a cui io stesso appartengo è un altro discorso, ma quella è una cosa a sé. Nel cinema c'è tutto.